Un momento importante nella vita delle donne, non voglio dire cose inopportune, è il momento della menopausa, non aggiungo altro. Il momento della menopausa può essere, può creare problemi alla donna, può anche non crearli. Noi maschi forse non riusciamo a capire fino in fondo questo momento. Fortunatamente c'è qualcuno che si preoccupa di dare una mano alle tante donne che vanno in menopausa e dà dei consigli. Una bellissima iniziativa che abbiamo organizzato insieme con la consulta pari opportunità del Comune di Sarno. Stiamo partecipando a un progetto di ricerca dell'Università, la Facoltà di Medicina di Fisciano, insieme con l'ospedale San Leonardo, e Sarno farà parte di questo progetto di ricerca. Si inizia da Sarno, Sarno è il comune capofila, e poi questo progetto di ricerca sarà portato poi su tutta la provincia salernitana. Di che cosa si tratta? È la prima giornata di sensibilizzazione contro i rischi cardiovascolari in menopausa. La menopausa è un momento fisiologico, io questo tengo a sottolinearlo, un momento fisiologico ma delicato per una donna, perché comunque segna un passaggio, e quindi abbiamo cercato di andare incontro alle tante signore che purtroppo molto spesso purtroppo molto spesso per difficoltà magari economiche, perché viviamo in un momento storico molto difficile, magari si lasciano andare. È proprio questo quello che mi ha detto una signora. Dice grazie Presidente, perché questo è un momento importante per la comunità. E quando si tratta di eventi per il sociale siamo sempre pronte, ma non solo, perché noi siamo in rete e la sinergia è la nota vincente. Delle donne. Menopausa, Madonna, è un problema? No, assolutamente no. Però lo è per qualche donna. Lo è per qualche donna, ma la manifestazione di stamattina sta qui proprio a dimostrare che non è assolutamente un problema, perché abbiamo dato a 360 gradi, spero stamattina, un'informazione che non è solamente la salute, è anche lo stile di vita e la dieta mediterranea. Quindi forse in questa maniera non diventa un problema. Si è cominciata da Sarno, dobbiamo portarla pure in qualche altra parte? Sì, perché no? Possiamo portarla anche ad Angri. Il consigliere mi occupa del sociale, per cui ben vengano queste iniziative.